Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video di cultura giapponese. Allora, questo è un video estremamente importante in cui parlerò di un argomento di vitale importanza. Risponderò a uno dei quesiti milionari che affliggono voi, cari fan di questo meraviglioso canale. Se volete scoprire qual è, lasciate un mi piace e continuate a guardare questo video. Allora, ragazzi, questo quesito milionario è: ma perché? Perché? Perché in Giappone c'è così tanta censura, ossia i sono ricoperti di mosaici meravigliosi? Allora, speriamo di aver detto tutto in modo da avervi fatto capire che cosa stessi dicendo e di non venire demonetizzato. Allora, questa è una domanda che devo dire, me l'avete chiesto un sacco di gente, anche un sacco di miei amici mi ha chiesto il perché, come se io fossi un esperto e potessi dare delle spiegazioni al riguardo. Allora, premetto che io non ho mai visto nessuno di questi filmati, quindi non so di cosa sto parlando, però dopo aver fatto varie ricerche riesco a darvi una risposta a questo quesito. Allora, la risposta è perché in Giappone la è tecnicamente illegale e quindi coprire i con un mosaico è una soluzione per cercare di andare, cioè una specie di escamotage per evitare di andare contro la legge. Come dice l'articolo 175, infatti, del codice penale nipponico, è vietato la distribuzione o vendita di materiale indecente. Questo video invece lo è. Ma allora voi vi chiederete: ma come mai ci sono così tanti in Giappone? E la domanda è lecita. E questo il motivo è perché ci sono delle varie interpretazioni di questa legge. E quindi se quelle zone, insomma, qui sono coperte, diciamo che il materiale non è più considerato materiale decente, ma è quasi materiale educativo, direi. E quindi è una questione alquanto ambigua, me ne rendo conto pure io. Però, ragazzi, cerchiamo di uscire da questo baratro in cui mi ci sto ficcando dentro con entrambi i piedi. Vabbè, quindi una domanda che è: ma allora scusate, ma se bisogna coprire quelle zone, quanto bisogna coprirle? Perché comunque avrete notato, se siete degli esperti di materiale, che ci sono dei vari livelli con i quali quelle zone sono coperte, cioè ci sono più quadratini, meno quadratini, dei quadratini più grandi, dei quadratini più piccoli, quindi insomma bisogna fare delle varie distinzioni. E quindi allora ci sono delle organizzazioni in cui tutti i dipendenti sono lì a guardare materiale dalla mattina alla sera per essere sicuri che non ci sia nessuna cosa esposta che possa poi andare contro la legge. La verità però è che queste organizzazioni non è che sono dei legislatori o lavorano per il governo, quindi non sanno neanche loro esattamente che cos'è indecente o che cos'è indecente. Quindi è questo sottile limite tra cosa è considerato decente e cosa non lo è. E quindi questi grandi espertoni mettono i quadratini in base al loro personale livello di decenza, di che cosa considerano una cosa decente e che cosa secondo loro è una cosa indecente. E questo succede non solo per i filmati, magari quelli che guardate su certi siti, non YouTube, ma magari YouTube. E quindi non succede solo per quei filmati lì, ma anche per i film mainstream. Infatti, se voi guardate magari Netflix, magari intanto ci sono dei film con delle scene di le stesse scene in Giappone saranno ricoperte o da mosaici o da sfumature accurate. Mi chiedo se Sharon Stone avrebbe fatto lo stesso successo. Tra l'altro, ha detto che si era incazzata a morte quando ha visto il film perché le avevano detto che non si sarebbe visto. Vabbè. E quindi avrete sicuramente notato che questo livello di pixel è diverso, e per questo è perché praticamente questi lavoratori che guardano questi film per vedere che sia tutto bello censurato cercano di pixelare il meno possibile. Poi però qualcuno viene arrestato perché ha pixelato troppo poco, e allora poi si ricomincia a pixelare di più e via così. È praticamente tutta una specie di spirale di quanto si può censurare. Infatti, come ha detto la simpatica Miyu Sugita, il governo giapponese ha delle priorità. E io dico: ma scusate, ma queste persone non hanno niente di meglio da fare che discutere su cos'è decente e indecente. Io credo che ci siano davvero altre priorità, non questa. E poi scusate, cioè alla fine non è che se metti un po' di mosaico risolvi la situazione. Magari sono io, però con un po' di immaginazione, vabbè, andiamo avanti. Io non ne ho mai visti, quindi non posso parlare. Ma io sono sicuro che però a questo punto molti di voi si chiederanno: ma scusate, io ho cercato nel dark del
del web. Io ho visto un sacco di materiale giapponese che invece non era stato pixelato. Com'è possibile? Allora, ci sono delle varie opzioni. Allora, l'opzione numero uno è il fatto che comunque quel film che tu stai guardando erano molto di nicchia e amatoriali, quindi non li hanno censurati, oppure gli autori verrebbero arrestati. È un po' come quello che è successo a quel fotografo Leslie Key, che è stato arrestato per aver fatto uscire un libro in cui praticamente era molto spinto e si vedevano i vari personaggi che venivano e non è, insomma. Vabbè, tra l'altro, notizia particolare, lo stesso fotografo ha chiesto sia a me che a altri miei amici se volevamo comparire in quel libro. Fortunatamente non ci siamo finiti e abbiamo detto tutti di no. E quindi comunque, in ogni caso, la risposta a questa domanda perché esistono anche dei film non censurati è perché comunque, se per caso la compagnia che vuole fare questo film ha una sede all'estero dove è legale, allora possono stare tranquilli, non vanno contro la legge, perché è una compagnia estera che lavora all'estero. E quindi la domanda sorge spontanea: ma com'è che non fanno tutti così quando devono fare questi tipo di film? E il motivo è perché, in realtà, è una cosa che io sinceramente non mi aspettavo, molti giapponesi preferiscono il materiale censurato a quello non censurato, perché dicono che è un po' quel velo non vedo che un po' fai tutti questi giapponesi manovalanti. E vabbè, vabbè, è così, non so che dire. Ma tra l'altro, altra gente invece mi ha detto che se vogliono vedere com'è fatta una patata, basta che vanno su dei siti stranieri o cercano straniere se vogliono vedere proprio nello specifico tutto dettagliato. Però hanno detto che comunque spesso i giapponesi si affezionano davvero a... è un po' come il mondo delle idol, in realtà. Cioè, questi giapponesi che comprano tutti questi filmati in realtà si affezionano alle loro attrici, quindi preferiscono vedere un'attrice giapponese bella pixelata di cui hanno interesse e sono legati quasi, non chiedetemi in che motivo, che vedere una straniera che manco conoscono e non capiscono cosa dice. Ragazzi, paese che vai, usanza che trovi. Comunque, in ogni caso, io penso, e anche penso molti di voi dopo aver visto questo video, che questa legge sia abbastanza inutile, e spendere dei soldi per avere delle persone che controllano che i materiali siano belli che mosaicati mi sembra un po' una stupidaggine, e non credo che il governo dovrebbe preoccuparsi di queste cose, perché alla fine, se è pixelato o meno, il materiale è sempre praticamente materiale. Non vedo sta differenza tra decenza e indecenza, perché ho sentito, non ho visto, che comunque in alcuni di questi video pixelati li vedono fare le peggiori cose. Vabbè ragazzi, scrivetemi che cosa ne pensate voi nei commenti, ditemi se avete mai visto uno di questi video pixelati, ma sono sicuro di no, perché noi siamo gente di un certo livello, e noi ci vediamo al prossimo e fantastico video. Ah, e sul canale Akatsu, se non mi seguite andate qui, domani uscirà un video con Lilletta in cui potete vedere delle immagini specifiche riguardo a questo argomento, quindi mi raccomando, iscrivetemi anche all'altro canale, e un abbraccione da Seba. Scrivetemi anche nei commenti se volete che parli di qualche argomento che vi potesse interessare, se avete dei dubbi sul Giappone che volete che vi svelo. Un abbraccione da Seba. Parliamo di gacha, e oggi, appunto per l'appunto, sono in un altro negozio di gacha, perché proprio ormai di gacha non ne possiamo più. Tra l'altro ho scoperto che in inglese le chiamano anche lucky drop, perché praticamente è fortuna caduta. E allora adesso ho deciso di provarne uno. Ho appena messo i soldi in questa macchinetta qui, sto per girare per le persone adulte la misteriosa gacha. E allora giriamo e vediamo cosa c'è uscito. Adesso io voglio aprire la gacha che ho trovato. La gaccia è nera. Cos'è? Oh mio Dio. Ma per uomo o per donna? Oddio, o per tutti e due? C'è un buco in mezzo. Questa non la do nel giveaway. No, mi sa che farò un real giveaway, quindi la lascerò qui. Oh mio Dio, io la lascio qui sinceramente. Ma andiamo via. Sì. Bene ragazzi, è arrivato il pacco che ho spedito dal Giappone con solo 70 euro, 20 erotti chili di roba, è arrivato in 2 mesi mentre ero in Thailandia, ecco qui, è arrivato via mare, vediamo che cosa c'è dentro. Eccolo qui, vediamo quante cose ci sono state dentro. Mi ricordo questa borsa che è abbastanza bella.
Poi abbiamo una giacca, vestiti, tanti vestiti, guardate quanti. Vestiti, tanti vestiti. Vabbè ragazzi, quindi se volete spedire un pacco dal Giappone, il mio è arrivato, quindi vi posso dire la mia testimonianza. Finito, adesso ci aspettano un bel po' di lavatrici. Ecco qui tutti i vestiti, mamma mia quanti sono. Tutto cose da lavare. E che sia ben chiaro, io non sto promuovendo materiale in questo video. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.